Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la liberazione di Benjamin King. Oggi invece... Perché già mi attaccano e appena sono entrato? Beccati questo! Perché ci sono i Syndicate? Ma scusami, per qualche motivo i Syndicate... Oddio, ma stanno arrivando tutti! Allora, scusami un attimo. Tutte ste macchine me le voglio salvare. Ecco, fatto. Ma vai via. Ecco, fatto. Effettivamente il fucile non è neanche male. Il problema è veramente la sua potenza. La potenza del fucile è un po', un po' gnecca. Andate via. Ecco fatto. Oggi ammazziamo un altro stronzo. Vieni qua. Niente Sid per te. Oggi facciamo un po' di casino, porca miseria. Aia, che male. Qualcun altro? Robo killer, Chissà se posso... aspetta. Dimmi che arrivi al 100. Yes! Anche i robo killer vengono portati via. Addio! Fermati. Aia! Ma mi è caduto un Sid in testa. Beccati questo. E ora dovrebbe arrivare il guardiano, vero? Addio, robottoni! Madonna mia, che soddisfazione è usarlo effettivamente il Rapimatic. Adesso ho voglia di uccidere il guardiano, vaffanculo. Ecco qua finalmente un portale. Becca di questo, stronzo! Ecco fatto. Beccati questo. Oh, finalmente. Ce n'è messo di tempo, Dove sei? Dai, lanciami qualcosa. Dai, giochiamo a ping pong, forza. Lanciami qualcosa. Preso! Beccati questo! Appena mi rompo le balle di prenderti gli oggetti al volo ti uccido. Beccati questo! Te l'ho detto che appena smettevo di giocare con te ti avrei ucciso. Ecco fatto, semplice. Tanto uno degli obiettivi è uccidere... Ma scusami, ma perché già appaiono? Siamo già in una fase avanzata di gioco in cui i nemici continuano ad apparire e io non avrò mai tempo di prendere armi e munizioni, allora. Prendiamoci i soldi, potenziamo allora il fucile. Ottimo, così inizia a diventare un fucile un po' più... utile, diciamo. E, parlando di macchine, ci rubiamo anche questa qui. Perché adesso penso che questa fase di gioco stiano arrivando un po'... tutti i nostri nemici storici. Io intanto le macchine me le salvo tutte. E la missione di oggi, dicevo tipo un po' di tempo fa, è Lealtà, re delle danze. Che tra l'altro, un'altra missione, situazione di emergenza. Sta succedendo qualcosa di strano nella simulazione. Continuerà ad attaccarti finché questa situazione non verrà risolta. Per me non è un problema, anzi, mi permette di utilizzare le armi. Fai fuori Tania. Playa. The simulation and is building up her empire. Building an empire? How? She's corrupting people with some sort of virus that's turning them all into her sex trade workers. Matt's figured out a way to stop it, and once that's done, we need to end Tanya for good. Guarda, l'abbiamo già.
Uccisa una volta, possiamo rifarlo tranquillamente, Ben. Ma guarda il vecchio nascondiglio di Kinsey. Taya's been bringing Vice Kings into the simulation and building up her empire. But now she's got a new way of recruiting. She's infected some people with a virus that turns into her very own sex. Ah, proprio così? If that virus spreads, she'll have an army to add to the VKs, making them unstoppable in the simulation. Certo, come no? Absorb the infection right out of her, killing the virus in the process. Ma quindi devo diventare io una sozza? Technically legal and give Tanya a taste of what she deserves. Finché possiamo ucciderla, per me non è un problema. Matt's been able to trace the infected citizens. Ah, io non ho armi, bene. What if Tanya say? Guess I should expect some trouble. Ovviamente. I'm not sure what exactly the virus has done to him, but I'd be careful. Va bene, finché non trasforma me in una zozza. Down there. Looks like they're not alone. It's absorption. Okay. Minchia, quanto sei veloce? Only one way to find out. Though I'd soften them up before you try it. Shut it down. I'll hop off here. Ma devo ucciderli questi? You got room for another? Matt said since you're not actually a simulation program, you should be immune to the virus. Nah. What's one more virus? Credo che il virus stia per scendere tra poco. Arrivo! Guardalo, sta diventando un puntino. Eccolo qua. Minchia, così? No, e dai, mi hanno cambiato vestito. Uno schifo. Sorry, forgot to mention that. It's just a temporary change, nothing permanent. Though the absorption seems to have gone. Rapimatica è comunque un'arma divertente a modo suo. Mi chiedo se però loro contino come alieni o no, perché in teoria lo sono. Boh, vabbè. Congeliamoli un attimo. Ah no, li ho controllati mentalmente. Vabbè, guarda, a me va bene così. Otto nemici controllati mentalmente. Effettivamente c'è scritto nemici, non alieni effettivamente controllati mentalmente. Quindi, boh, penso di sì. Becca di questo. Il rapimatica è divertente, anche perché ti permette di prendere il volo te stesso. Ti permette già di alzarti in alto più possibile. Effettivamente c'è una missione che ti chiede di volare. Ma è esploso da solo. Dicevo, di volare da un punto all'altro della mappa senza mai toccare terra. Il punto è che sono veramente due punti lontani, quindi di conseguenza, se anche tu lo fai, devi volare da un punto all'altro. Quindi se usi il rapimatic non dovresti avere problemi. Credo, spero. Lo so. C'hai ragione, Ben. Guarda, adesso è solamente un... come posso dirtelo? È solo una simulazione. Poteva andarti peggio. Vediamo dov'è il fuoco. Ecco fatto. Vieni qui, tu portatore del virus, che ti devo uccidere. Scendi. Ancora vivo sei. E quanta vita c'hai? Ma quanta vita c'ha sto tizio? Ma scusami. Prendilo. Ecco fatto. No ball game. Benissimo, ora sono una zozzona a tutti gli effetti. Arrivo, King. Uno? A me me ne vanno bene anche un po' di più di uno. No, no, questa volta non ci sfugge, tranquillo. Per i fulmini. Madonna mia, che scena terribile quella che stiamo vedendo adesso. Con sto tentacolo che ci barcolla tutto addosso. Respectable DJ. Beh,
Meet me by the backstage door. Oh no, no, mi fanno diventare uno spogliarellista ora. Ehi. Hey. What's up? Did you find Tanya? More important, Ben, I found my corpse. We don't have time for this. We don't have time not to do this. Esatto, tanto ormai. Fai un ballo sexy con sto tentacolo, santo Dio. It's time to make some magic. Madonna mia. Se Chuck Norris vedesse quello che sta succedendo. Ta ta ta. Hey boss! Not now, Ben. I'm in the zone. Ma non c'è la musica. Non c'è musica, vorrei dirtelo. Oh, this is all for you. Oh yeah. Meglio così, perché probabilmente avrebbe il copyright questa musica, però. Dio mio. Che scena terribile. Che scena terribile quella che sta avvenendo proprio ora. See Tanya anywhere. She missed a hell of a show. That's because while you were in the zone, she took one look at you and ran for ma the dai! Roof. Oh shit. Come faccio ad arrivare sul tetto, Ben? Da quella parte, ok. Via per favore. Il mio pubblico. You got nowhere to run, Tanya. That's where you're wrong, sweetie. Go after her. I'll be right behind you. Dai, ti seguo io. Bastarda! Abbassa quello scudo, stronza! Sei solo una codarda! I wasn't, but yeah, I'm here. I want to hear it from you, man. How amazing was that dance? Honestly. Right now, I'm just trying to figure out whether or not there was some sort of residual effect from absorbing those. È rimasto sconvolto, Matt. I don't know what to call it. Call it? It's talent, man. There's no word that can capture it. Whatever it is, please don't ever watch that again. Can we focus on killing Tanya before she gets away already? Se solo potessimo abbassare quello scudo, guarda. Lo farei anche volentieri. Dov'è piccola Tanya? Ah no, è ancora... Eh sì, no, non capisco se si è rimpicciolita o no. Sicuramente si è rincoglionita, quello sicuro. Tanya, fermati! Maldizione! Aspetta. City will be mine. Tonight will be remembered for two things. The grace I unleashed on that stage and a bullet bin. Mettiamo questo. Put in your brain. Is that what you call that convulsion on stage? The formal name is the ride of the wild stallion. Tra poco ti ammazzo, non ti preoccupare. Mi sa che meno di metà vita non possiamo toglierle per ora. Madonna mia. Odio le parti di inseguimento io. Dai, muoviti. Sei lenta, sei troppo lenta per i miei standard, signorina. Drive her towards the park if you can, but keep her alive. I want to deal with her myself. Come vuoi. Tanto sarà il gioco tenerla in vita, quindi va bene così. Su, 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 sei lenta, ragazzina. Sei lenta. Mi dispiace per te, ma i tuoi poteri sono inutili contro di me. I'm gonna kill you, then I'm gonna find that coward king and make him suffer. Certo. You're the one running, girl. Well, he's the one who ain't here. He just sent you to do his dirty work. Dirty work? Funny thing coming from you. Dove è andata? Falla fuori. No. Non posso farla fuori, quello tocca a Ben. What are you doing? What do you think I'm doing? You'll find her in the park, Ben. Almost there. Uno, due e tre.
Stavo prendendo velocità per eseguire il salto. Ed eccoci arrivati. Ah, proprio qui? Ti spezza il collo contro il marmo? Killed me? I don't think so. C'è un computer là dentro, You never should have fucked with me and my crew. Please, you don't have the balls. You never could die with dignity. Mi ricorda molto il meme di quel programma americano, solo che questo è uscito molto prima in realtà. She really dead this time, man? Yep, there's no sign of her or her virus anywhere left in the simulation. Good. One less thing. Ah no, non sono computer, sono luci. Regina della danza. $2,300, l'esperienza già al massimo e super amico Ben King. Il problema è che nonostante Ben King sia diventato Morfeo, non ci hanno fatto vedere la trasformazione ed è un peccato. Cioè, potevano sfruttarla un attimino sta cosa, eh. Incarico completato. Lealtà, re delle danze. Prendiamoci i soldi e andiamo al negozio di armi più vicino. Facciamo un po' di rifornimento che non si sa mai. E quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!